E benvenuti a tutti ragazzi in un nuovo video di Anony Game. È passato abbastanza tempo dall'ultimo video, però oggi ne è valsa la pena per fare un nuovo video inerente ad un gioco fantastico. Il gioco si chiama Wild Clash, lo potete scaricare gratuitamente nel Play Store. In pratica che cos'è ragazzi? È un gioco che tutti, ma proprio tutti stavamo aspettando, ovvero una, non dico copia, ma un gioco molto simile a Brawl Star. Che cosa c'ha di Brawl Star? Sicuramente dalla schermata principale si vedono i vari eventi come Brawl Star, ma con varie modalità differenti, quindi è diciamo simile. Poi ovviamente poi ci andremo sulle varie modalità. Allora, che cosa parla di un gioco, ovviamente, dove ci sono, aspettate, la schermata, i miei eroi. In pratica sono delle sfide 3 contro 3, dove ovviamente bisogna scalare le classifiche, fare trofei, la stessa congettura che quasi sicuramente tutti quanti lo sapranno. In pratica il gioco è strutturato, diciamo molto molto base, ecco, al momento, però ecco, stando anche in contatto con alcuni sviluppatori, alcuni collaboratori della casa produttrice di questo gioco, e ci hanno svelato che stanno facendo grandissimi aggiornamenti, grandissimi miglioramenti, quindi attendiamo, perché sicuramente ci saranno delle belle, ci saranno soprattutto dei aggiornamenti abbastanza consistenti. Il gioco in sé per sé, come dicevo, è ancora alla fase primordiale, quindi chi l'ha provato e magari in un primo luogo non gli è piaciuto, gli dico di non buttare la spugna al primo utilizzo, perché comunque è un gioco ancora acerbo, ma ci stanno lavorando duramente, devo dire, ecco. Ogni giorno si lavora, e difatti ogni giorno quasi escono aggiornamenti, diciamo, di bug e fixo, oppure addirittura proprio aggiornamenti consistenti come in questi giorni. E si parla ancora in questi giorni di ulteriori aggiornamenti consistenti. Vabbè, tralasciando questo, dicevo, il gioco è sviluppato nella parte del negozio dove ci sono ovviamente le scatole e le gemme che si possono acquistare. Poi c'è la parte degli eroi, che al momento 3 te ne dà il gioco sbloccati, e gli altri bisogna sbloccarli con i pezzi di puzzle, oppure magari, se si ha fortuna, nelle scatole degli eroi. Qua ovviamente la schermata degli eventi, quindi il Brawl Ball Dungeon, la difesa primavera a Groenlandia, a Ferrare, che sarebbe l'evento della sorta di smash and grab, e sopravvivenza tutti contro tutti. Poi c'è la parte ovviamente dei clan, ovviamente diciamo al momento la funzione clan non è ancora diciamo completa al 100%, e poi ci sarà anche un eventuale Wild TV, così l'ho chiamata io, tra l'altro anche consigliato dagli sviluppatori, dove ci saranno sicuramente i feedback, le notizie e quant'altro che verranno pubblicate in seguito. Bando alle ciance ragazzi, volevo farvi qualche partita. Ecco, facciamo proprio questo qua, giusto per darvi un esempio di come funziona il gioco. Ecco, questo è un video base, poi magari se vi piacciono questi video, se volete altri, me lo fate sapere ovviamente nei commenti. Come giocabilità, devo dire, ecco, sicuramente ora non fateci caso perché non so se mantenere prima il cellulare o la telecamera. Come dicevo, come giocabilità, devo dire, non è male, anche perché ci sono proprio dei server qua in Europa dove il ping, almeno a me, per una connessione wifi, va fin dai 70-80 di ping, quindi bene o male neanche molto alto, ecco, quindi giocabilissimo tranquillamente. Ecco, qui abbiamo la ulti, possiamo utilizzarla. Ecco, la utilizzeremo e facciamo fuori questo. Questo è il classico evento dove bisogna raccogliere le gemme
e cercare di arrivare a 10 per poter vincere la sfida. Ecco, mi hanno fatto fuori, però no, ecco, non riesco a giocarci e nello stesso tempo avere il telefono ad una mano. Allora, ecco qua, questo è qui dietro, cerchiamo di farlo fuori. Ecco, c'è uno nel braccio. Ecco, molto devo dire che come gioco, per essere un gioco uscito da poco, ecco, perché se ho da ben capito, io ci sto giocando da circa 3-4 giorni, 5 giorni, e devo dire che è abbastanza completo, ecco. Allora, per ora siamo 5 a 4. Scusate se non. Ecco, qui possiamo usare la ulti. Ecco, però altrimenti ci fanno fuori. Ecco qua, abbiamo fatto noi fuori loro. C'è un mucchio, un cumulo di gemme. Potremmo fare così. No, 10, game over. Ecco, quasi alla fine abbiamo vinto. Ecco. Sono stato l'MVP con 8 gemme. Vabbè, comunque si è capito, ovviamente ogni volta c'è una ti danno dei trofei, si accumulano dei trofei per poi scalare ovviamente le classifiche di ogni personaggio. Non fateci caso, diceva le traduzioni. Ogni ci sono le classifiche, ogni personaggio c'ha una sua classifica per poter salire di livello ed essere magari il migliore personaggio del server europeo e così via dicendo. Vabbè ragazzi, come video introduttivo penso che per oggi possa terminare qua. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, soprattutto se avete testato il gioco, se le vostre impressioni, i vostri pareri, le vostre perplessità, magari se qualche domanda in merito, siamo qui a disposizione. Vi ricordo, ecco, soprattutto che è stato creato anche da altri italiani, tra cui, diciamo, ho anche parlato con loro, il gruppo di Facebook Wild Clash Italia, dove lì ci sono aggiornamenti. Ogni giorno sicuramente si vengono postati tante cose, quindi bene o male, seguite anche la pagina Wild Clash Italia per essere aggiornati sul gioco e su tante novità riguardante il gioco stesso. Noi ci becchiamo comunque, come sempre, al prossimo video, ragazzi. Ciao!